Good morning everybody, new day, new experience. Il programma di oggi non lo so ancora esattamente, in teoria dovrei andare a sud. Magari vado a vedere il 9/11 Memorial. Devo capire un attimo come chillarmi la giornata. Comunque direi di non perdere tempo qui ma di andare, let's go. Downtown, bellissimo, tutto verde come vedete alle mie spalle, e poi c'è questa passeggiata lunghissima che porta dal 9/11 Memorial fino a in fondo. Adesso la percorro fino a giù, vediamo se riesco a vedere un po' di cinema down there. E not bad really. Statua della Libertà là. Not bad, siamo a sud di Manhattan. Con tutto questo verde non ci poteva mancare una bici, infatti ho noleggiato una bici per $12, qualcosa di very cheap. Tutta la giornata, quindi si gira tutta questa parte sud di Manhattan, molto verde, molto bella, come vedete anche qua. Da dietro c'è il Manhattan Bridge, che non visito oggi, magari stasera visiterò il Brooklyn Bridge, ma devo capire un attimo how it works everything. I primi giorni, come ho detto già, sono un po' per capire da dove, perché, quando, capire come muoversi un po' a Manhattan, a New York in generale. Questo è un bus turistico che mi passa dietro. Not bad, nice beginning. Andando a casa sono passato qua davanti allo studio di Casey, mi sono accorto che ci sono le luci accese, anche se domenica Casey è nel suo studio, quindi si attende qui per in attesa di un incontro ravvicinato con Casey Neistat. Hi Casey! Hi Casey! We're vlogging! There is Casey here! Nice to see you guys! Quindi è successo, ho incontrato Casey Neistat, è stata rapida, come qua, però ci piace, l'attesa è valsa la pena, diciamo.